Bentornati sul canale Io Amo l'Italia. Oggi con le ultime notizie come. Abbiamo visto spesso un postino in particolare a C'è posta per te. Vediamo oggi come è divento lo storico volto del programma. Personaggio iconico di C'è posta per te, il postino in bicicletta ha da sempre svolto un ruolo fondamentale in questa trasmissione. Ma com'è diventato oggi? Come trascorre le sue giornate? È il 1985 l'anno in cui il celebre postino di C'è posta per te viene alla luce. Sono più di 10 anni che lo vediamo sfrecciare a bordo della sua amata bici, alla ricerca delle persone a cui consegnare gli inviti più famosi del mondo televisivo. Di sicuro tutti conoscono C'è posta per te come uno dei format più amati e apprezzati di sempre. In molti cercano di rivolgersi alla redazione di questo programma per dar fine ad un problema irrisolto, ricongiungere una famiglia che ormai si era persa da tempo per chiedere scusa. Insomma, C'è posta per te riscuote tanto successo, proprio perché i protagonisti sono persone comuni che combattono tutti i giorni con i problemi della vita. Se gli ospiti raggiungono la trasmissione, il merito di sicuro va anche a lui, Gianfranco Apicerni, postino il cui compito è quello di consegnare gli inviti. Egli svolge ormai questo lavoro da 10 anni, una professione che ha sempre portato a termine con tanta passione e dedizione. Durante un'intervista è stato lui stesso a confidarsi e a rivelare che cos'è che lo spaventa davvero molto. Ecco com'è il postino di C'è posta per te appunto così. Come leggiamo su Il Fatto Quotidiano, Gianfranco si racconta come non ha mai fatto. Egli svela che, uno dei suoi timori più grandi, è quello di far cadere qualche oggetto personale dalla borsa nel momento in cui prende l'invito che deve essere consegnato ai vari ospiti. Gianfranco, il cui soprannome è App, afferma che in molte occasioni non riesce a trattenere le lacrime in quanto spesso l'emozione ha la meglio. È questo ciò che capita nel momento in cui si trova di fronte a genitori che hanno perso tutti i contatti con i figli. Nel corso di quest'intervista il postino di C'è posta per te confida anche uno dei suoi sogni più grandi. Egli infatti rivela di covare nel cassetto il sogno di incontrare un giorno Leonardo DiCaprio, quello che egli considera un vero e proprio mito cinematografico. Sappiamo che, dietro le buste di C'è posta per te, si nascondono molto spesso personaggi famosi. Chissà se un giorno, all'apertura di una busta, il postino possa trovare proprio l'uomo che ammira più di tutti. Ma cosa fa oggi? Gianfranco Apicerni inizia la sua carriera nel mondo televisivo come tronista in Uomini e Donne. Sembra che proprio qui, Maria De Filippi abbia imparato a conoscerlo e ad amarlo al punto da dargli il ruolo di postino in C'è posta per te. Ancora oggi egli sfreccia a bordo della sua bicicletta. Diverse sono state le delusioni d'amore che ha vissuto Gianfranco. Fortunatamente, oggi, è felice insieme alla modella brasiliana Daniela Moraes. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.